Noi abbiamo già investito oltre 50 milioni di euro nel corso degli ultimi 24 mesi. Queste sono risorse del piano nazionale della struttura di commissariato di Errani e dei quattro presidenti delle regioni. Continuiamo su questo fronte. Tenete conto che l'Abruzzo ha ricevuto il 10% del totale dei danni dal terremoto e noi assumeremo per i cantieri necessitati una cifra che non sta sotto il miliardo di euro. Così come a giorni chiuderemo la partita riguardante i danni da maltempo e dovrebbero ruotare attorno ai 90 milioni di euro. Ci servirà molta speditezza della pubblica amministrazione e anche dei comuni per fare in modo che le risorse istruite da noi con Palazzo Chigi poi tornando ai comuni possano essere gestite e rendicontate. Poi dobbiamo lavorare sugli altri programmi sapendo che mettere mano all'edilizia scolastica significa mettere mano ad una realtà molto complessa poiché viene tenuta in esercizio costantemente. 9 mesi di attività scolastica restringono i tempi di cantiere, però prima si comincia meglio è e voglio anche dire che l'Abruzzo allargherà anche il territorio ricompreso nel piano Casa Italia. Per adesso c'è soltanto Sulmona, ma noi ci faremo entrare almeno altri 4 comuni. Posso anche accennare di sicuro il comune di Penne, poi il comune di Pratola e poi 2 comuni del Teramano.